paura. E visto quel campo verde, 12, 12, il campo da gioco. E ti fanno. Io mi ricordo mia figlia, poverina, lei quando doveva parlare voleva che io creassi il silenzio. Ma a tavola è difficile, se tu non esprimi in due minuti gli altri cominciano a parlare fra di loro. E lei sì, perché lei aveva bisogno di tempo per organizzare tutte queste informazioni. Il professore di solito, il docente, quando ci metti tanto è perché non sei sicura, perché non hai studiato. Se avessi studiato vedresti. Ma no, ha un problema, che è quello magari appunto della disciplina, che è così severo da... È chiaro che quando diventi grande, quando la stima di te è abbastanza, il vocabolario è ampio, per cui se non ti viene quel termine trovi un sinonimo. Io quando faccio lezione all'università gli dico sempre, vabbè, vedrai che poi mi viene in mente. Alla fine della lezione mi viene sempre in mente, ma un bambino, sotto al professore che gli dice, dimmi, e allora... Non gli verrà in mente mai, signore. È chiaro che andrà nel pallone. Per quanto riguarda il sistema visivo, i dislessici e i non dislessici hanno differenze nell'identificare oggetti in movimento, soprattutto quando è basso il contrasto negli stimoli che si presentano. Si è notato che il dislessico viene molto distratto dal campo visivo di riferimento, che può produrre una vera interferenza. Cosa significa? Allora, intanto il dislessico non è distratto, è distraibile, ha un'attenzione allargata. Allora, questi sono quei bambini che dal fondo dell'aula ad arrivare alla maestra hanno già visto Giovanni come si è vestito, se Maria tiene la coda, se intanto che arrivano a guardare la maestra, le informazioni sono già, e il cervello è già pieno. Ma non lo fa apposta. Ha una tensione allargata. Io quando ero, quando giocavo a basket, ero un play, anche se ero un po' alta per essere, perché io sapevo cosa facevano qui mentre guardavo lì, potevo passargli la palla tranquillamente. Ogni medaglia ha due facce, quella buona e quella, ogni cosa ha una, può essere o no una risorsa. Nel caso della lettoscrittura noi dobbiamo cercare di focalizzare continuamente l'attenzione di questi ragazzi, magari li mettiamo avanti. Ecco perché nella lettura esiste questa mascherina che gli copre tutto il resto per focalizzare, perché guardino proprio lì. Ma ricordatevi, non lo fanno apposta, non sono positivi, c'è una difficoltà lì. Quindi già capire e dire, ridire e incoraggiarli, quando invece noi li accusiamo di una difficoltà, è proprio accusa, cioè prendi colpevole qualcuno per il suo problema. Ma non solo un problema, ma tutti me ne fanno una colpa. Non so se sono. È il primo che se ne fa una colpa è lui stesso. Che ne sa? È piccolo, lui immagina che tutti gli altri facciano così, solo che a lui non gli riesce, gli altri sì. E quanti vengono a studio da me? Qual è il problema? Uno forse era proprio di queste zone. Che tengo la capazzola. Cioè, chiara traduzione di quello che gli ha detto un adulto. Tu mi dici che questo, che io sono questo, io divento proprio quello che tu mi dici, Signore. Questa è la profezia autoverante, sì. Tu mi stai definendo quella che è la mia difficoltà. Tu mi dici che non mi piace la scuola e a me non piacerà. Tu mi dici che ho un problema e io capisco che non ho un problema. Allora, quello che voglio farvi vedere adesso è la differenza fra percepire e vedere. Quindi io vi farò vedere delle immagini, forse qualcuno le conoscerà, tipiche, non c'entra niente la dislessia. Sono immagini dove è il contrasto è basso fra lo sfondo e la figura principale. Sono fatte apposta perché si abbia un attimo, e a me servono per farvi vedere cosa significa percepire. Possiamo andare? Allora, se io vi dico che ci sono due fidanzati che si baciano, li vedete? Allora, chi li vede alza la mano. Li avevate già visti? Li avevate già visti?
abbiamo i primi quattro più bravi della classe. Allora, loro sono i quattro più bravi. Tutti gli altri. Allora, vedete che cosa tu dal primo banco non suggerire. Poi vi faccio vedere come in classe si fa a chiasso. E noi diciamo, sia dislessico ma stesse zitto. Io vi farò vedere come voi stessi non riuscirete a stare zitti. Allora io continuo a dire, quelli dell'ultimo banco. Allora io continuo a dire, com'è possibile che non li vedete? Sono lì. Cosa state vedendo, signori? Un'immagine di un viso come quelli dell'Arcimboldo, eh? Fatti con l'edera e... Ok. Io vi dico che ci sono i fidanzati, voi non li vedete, tranne i primi quattro. Se io insisto e continuo a dire, ma come non li vedete? Ma allora pensate alle mucche? Stai pensando alle mucche o chiacchieri tu? State pensando alle mucche? Mi rispondete? No, state guardando. Io posso insistere per un'ora a dirvi guardate, guarda accanto, non lo vedrete. Allora per gli insegnanti o cambio didattica o l'informazione non arriva, inutile io dico perché guarda, ripeto, se ti ho detto che c'ho un problema. E se mi credi tu cambi didattica, perché sennò puoi stare all'infinito a ridirmi la stessa cosa, a me non entra, perché io posso stare tutta la sera di guardate bene, guardate, no, allora cambio didattica. Io vi faccio sparire lo sfondo. Adesso ci sono solo i fidanzati. Chi è che dopo che è sparito lo sfondo li vede? Oh, allora noi abbiamo questi sono, diciamo, li vedo meglio, 8, 7 e mezzo a 8. Quanti non li vedono ancora? Alzano la mano quelli che ancora non lo vedono? La maggior parte. Scusatemi signori, prima domanda, voi state vedendo ancora? Ehi, terza fila, non chiacchierate. Voi state vedendo ancora l'uomo? Sì. Signori, voi state vedendo una cosa che non c'è. Ma non è quello che voglio far vedere. Io intanto vi voglio dire, com'è possibile vedere qualcosa che non c'è? E quando dite, guarda lì, c'ho la fantasia, vedere questo e vedere quello, anche voi, perché feci che il preside non distragga la luna a fiamme. Allora, vedete come si fa a chiasso? Non capisco e comincio a chiedere dove, come, fammi capire. Allora dice, perché il bambino non sta fermo? Perché non si orienta, ma anche noi facciamo uguale. Allora io cambio ulteriormente didattica, non solo ho tolto lo sfondo, risalgo, allora se io vi dico, datemi retta, focalizzate l'attenzione su un punto, guardate questo punto qui, guardate questo punto, focalizzatevi su questo. Questo è l'occhio di lei che è di profilo. Questi sono i due profili, lei ha i capelli raccolti, sono in abiti cinquecenteschi. Questo è il suo occhio, il viso, il gonnellone. Questo è lui, ha un cappello da trovatore, i ricci, il suo occhio, guardate i due occhi, capelli, poi c'è il braccio così e il mantello. Dopo che ho fatto vedere così, chi è che li ha visti? Chi è che ancora non li vede? Allora, quelli che ancora non lo vedono possono venire qui? Allora, lo chiamo alla lavagna e non viene, manco voi. Io dico, è già che abbiamo alzato la mano, ma se
no, tutti fanno, abbiamo un coraggioso. Allora, guarda questo, questo è l'occhio di lei, vedi il viso? Guarda solo, e questo è l'occhio di lui. Eh sì, sì, quindi focalizzando, sì, ok, perfetto. Chi è che ancora non lo vede? Lo so che c'è qualcuno che non lo vedeva. Ma con lui io sarò più cattiva. Allora, lei è qui, quello è l'occhio, lui è dall'altro lato. Guarda quel puntino, no? Ah sì. Sì. Vedi tutto? Se non dimentichi che sì. Sì. Ok. Chi è un altro che non riusciva? Non ci credo. Beh, certo. Chi è che non ci riesce ancora? Eh? Vieni un attimo qua. Chi è che non ci vede ancora? Lei lo vede? No, gli ho raccontato adesso, lo vedo pure io. Lo vedi? Vieni un secondo. Ma glielo ho detto io. Sì, no, no, tu. Si è già scusato. Allora, adesso ci è riuscito. Io normalmente ne tengo sempre uno che non ci riesce. E poi gli dico guarda, 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 non vedi. Quando ti sei sentito l'unico a non vederlo, come ti sei? Signore, è vero, a me a volte mi rincorrono le mani, mi chiedono cosa c'ho. Perché tutti l'hanno capito io. Ah? Sì, una sensazione che penso sia normale. È una sensazione che penso che sia normale. Stiamo parlando di un adulto in una sperimentazione dove stiamo vedendo questo. Quel bambino vive 5 ore al giorno questa sensazione. Tu hanno capito tranne io e non ho capito neanche, devo capire. Immaginate qual è la situazione di un ragazzo che vive in questo. Beh, siamo un bambino che l'adulto magari la prende pure in un certo modo. Esatto, anche una sperimentazione, quel bambino lo vive tutti i giorni, grazie. C'è un'ansia là dietro che voi non avete idea, è normale. Sono il primo a chiedermi ma come mai questo tutto mi capite, io sono sempre là che non arrivo. È una sofferenza che è perché è una diagnosi precoce, intanto perché prima interveniamo meglio è, ma anche e soprattutto per quello che è il quadro psicologico. Questi ragazzi arrivano con una ferita nella stima di sé enorme. Dopo un po' non si esprimono più, non hanno il coraggio di farsi avanti, perché tanto sono quello che sbaglia sempre. È meglio che mi sto zitto, è meglio che non mi faccio vedere. E poi appunto è il disturbo invisibile per cui anche i compagni. Io avevo un ragazzo che si chiamava Ivo, i compagni lo chiamavano Ivo il tardivo, perché intanto che gli altri tutti facevano dico quello ancora doveva capire che c'era da capire. Ma non è una situazione bella questa da vivere. Questo è più facile. Ah, un attimo, mi torni indietro, indietro, indietro ancora. Adesso signori riconoscete? Ah, adesso è facile, perché noi non conosciamo, noi riconosciamo. Quindi io vi ho fatto vedere come prima non vedevate una cosa che c'era. Come poi vedevate una cosa che non c'era, come la percezione non è una cosa così immediata come noi immaginiamo che sia. Stavo dicendo, questo è più facile che succeda a un ragazzo dislessico, mentre quelle sono le classiche figure a sfondo. Questa è una scritta orientata diversamente nello spazio. Puoi andare avanti? Infatti è lì. Ma se io ho una difficoltà di orientamento spazio-temporale posso vedere immagini laddove sono parole. Se qualcuno ha letto il libro di Pennac, che secondo me è dislessico proprio si vede, lui a un certo punto vedeva queste parole che andavano a pesca, può succedere.
possiamo andare avanti. Tutto ciò interferisce con il processo di automatizzazione della lettoscrittura, rendendo difficoltosa la comprensione del contenuto. Che cosa voglio dire? Vediamo quella di dopo cosa c'è. Ok. Troppo spesso le capacità di lettoscrittura vengono confuse con il quoziente intellettivo. Andiamo avanti. Per quanto riguarda i dislessici, si tratta semplicemente di un problema di integrazione temporale veloce degli stimoli che arrivano dal mondo esterno. Da un punto di vista pratico, ciò significa che spesso il dono più bello che possiamo fare al ragazzo dislessico è quello del tempo, il tempo di comprendere la richiesta, il tempo di organizzare la sua risposta. Il dislessico ha tempi diversi. Tempi diversi dovuti alla difficoltà di organizzare gli stimoli visivi, che non ha niente a che fare con l'intelligenza, anche voi avete avuto difficoltà a organizzarli, quindi difficoltà a organizzarli in parole, le parole in frasi di senso compiuto, va bene? Quindi tutto ciò che è troppo veloce potrebbe non essere eseguito correttamente. Questo può andare a influire sull'automatizzazione, questa cosa voglio che sia un attimo. Quando noi impariamo una cosa, utilizziamo l'accortezza, per cui la nostra attenzione è completamente in quello che stiamo imparando. Faccio un esempio, quello più facile, la macchina. Allora, quando noi stiamo imparando a guidare, la nostra concentrazione è completamente lì, no? Prima, seconda, frizione, poi io ho imparato una 500, la doppia, poco potente, tutte belle, penso forse anche qui, no, tutte partenze in salita, ciao, cioè tiro, prendo, aspetto, frizione, tu sei completamente concentrato e potrebbe passare un elefante indiano, non lo guardi perché stai guardando i tuoi piedi. No? Io mi ricordo la cosa che più era la mia, lo dico sempre, e io chiedevo quando si cambia la marcia, e loro mi rispondevano, te lo dici il motore, il mio motore è l'unico motore muto, a me non mi diceva niente, eh? In realtà che cosa significa? Tutti gli altri, dopo che lo fanno per tanto tempo, l'hanno automatizzato. Non è più il cervello che sta facendo quelle cose, ma il cervelletto. Il cervello è libero, per cui adesso quando può, adesso pure io ti posso dire che me lo dice il motore, ma io in genere spiego sempre che cosa dice, come si devono accorgere. Per cui uno può mangiare, fumare, parlare al telefono, perché non deve pensare alla strada? Perché è un apprendimento che è diventato automatico. All'improvviso cala la neve. Non ci vediamo a un passo e quella a fianco comincia a dirti state zitti. Perché? Perché all'improvviso da automatico di nuovo richiede la mia attenzione. Quando un bambino impara a leggere, allora deve riconoscere quel segno, un semicerchio, Q, poi ci deve mettere il suono, Q, A, S, A, K, sa, sta usando tutta la sua corteccia. Se noi gli chiediamo cosa stai leggendo? Non te lo sa dire, perché è impegnato nel riconoscimento. Quando diventa automatico, allora questo, il cervelletto fa sto lavoro e la corteccia può andare al contenuto. È chiaro? Quindi in realtà, se c'è una difficoltà di automatizzazione, sto ragazzino deve sempre pensare. Pensare alle lettere, poi arrivare al contenuto. Ecco perché noi possiamo avere vari gradi, cioè possiamo avere il ragazzino che non legge e oggi ci siamo qua, si dice ah vabbè, dismessi. Il ragazzino che legge male e anche lì possiamo dire. Noi possiamo avere il ragazzo che legge e non capisce. E allora dopo lì noi per esempio dice questo me lo sentivo sempre. Quando leggi Topolino, le cose che ti piacciono, lui come capisci? Quando si tratta di studi, non capisci più. Grazie signori, Topolino difficoltà 5. Io posso avere 50% della mia testa impegnata nel riconoscimento, 50% nel contenuto. Filosofia, impegno 10, io non ce la faccio più.
avrei bisogno di tutta la mia attenzione e metà nel riconoscimento. E io non me ne accorgo. E se da fuori non se ne accorge chi è deputato a farlo, come può rendersene conto un bambino? Lui pensa semplicemente, gli altri fanno così, ci riescono, io sarò scemo. Perché sono i primi a pensare. Io sono scemo. E dopo è facile che, siccome non mi piace sembrare scemo, faccio finta di essere uno chi se ne frega della scuola. Signori, la nostra, in questa società, la nostra stima di noi, da 3 a 20 anni, la stima sociale ce la rimanda la scuola. Pennac mi piace quando dice, molti dicono asi e non asino, ma io i veri asini li riconosco da quel dolore sottile che è sempre scritto nei loro occhi. Signori, quando vedete un bambino, 12 anni, quanti anni hai? 12? Fai la seconda? È la prima domanda. 12 anni, fai la seconda. Allora, se questo per esempio è stato bocciato, come pensate che si senta di no, veramente la prima, perché mi hanno bocciato? E già è la prima. Se per fortuna non è stato bocciato, fai la seconda, sì. Qual è la nostra seconda domanda? Come vai a scuola? Come te lo deve dire? Non è che noi gli chiediamo ai 12 anni giochi a pallone, ai 12 anni suoni la chitarra, ai 12 anni fai la seconda. Seconda domanda, come vai a scuola? Perché è centrale. Come pensate che si senta un ragazzo? A nessuno fa piacere tornare a casa, quando hai preso 2. Io una volta da versione di greco ho preso 1/2 che non ho mai capito se era 1,5 o mezzo, ma di sicuro era una differenza di voto. E uno non è che così contento di portare. Dopo cosa devo dire? Piuttosto che dire sono scemo, dico che mi importa della scuola. È il minimo, no? Ma in realtà la ferita è enorme. Io vi invito ad andare a vedere su questo sito l'intervista di questo dislessico adulto. Voi vedrete che succede. Lui è venuto da me con una grave depressione. Dopo 2 volte io gli ho detto, guarda, tu hai un DSA non riconosciuto. Io vorrei che voi sentiste cosa è successo nella sua vita. Che cosa significa avere questo tipo di problema e non saperlo. Le difficoltà, e poi mi fermo signori perché siamo andati, facciamo 2 domande, poi insomma ce n'era da dire un altro po', lo diremo un'altra volta. Quello che volevo dire è che adesso abbiamo parlato solo di dislessia, ma perché è la più comune, ma in realtà si parla di DSA, disturbo specifico di apprendimento. Quella S specifico vuol dire che è la prima causa di apprendimento. Una diagnosi si fa in equipe, neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista, minimo. Il neuropsichiatra e lo psicologo in realtà sono lì per escludere danni neurologici o quozienti al di sotto della media. Perché in quel caso avremo un disturbo di apprendimento secondario. Se sto ragazzino non ha niente, allora diventa un disturbo specifico d'apprendimento, cioè non c'è nient'altro se non questa difficoltà. Abbiamo un quoziente nella media e abbiamo tutto a posto, allora lì dobbiamo per forza pensare che è un DSA. Per cui il DSA in realtà si possono essere la dislessia che è la difficoltà nella lettura, la disgrafia che è la difficoltà nel tratto grafico, intellegibile, la disortografia, la difficoltà di automatizzare le norme grammaticali, questi è la E, l'accento, optional, la discalculia, la difficoltà nel fatto numerico. Ora, queste 4 si possono mischiare variamente. Così come il livello, il quoziente intellettivo è minimo nella norma, ma può essere altissimo. Einstein era dislessico, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Walt Disney, per cui capite bene che uno come Einstein, anche se mi sa che è stato bocciato una volta, però ce l'ha fatta da solo in quinta elementare, però poi ce l'ha fatta. Ma
Allora già varia la severità del disturbo, il quoziente intellettivo, come hanno deciso di mischiarsi questi. Per cui capite che ogni ragazzino che abbiamo di fronte è un caso a sé. Noi non possiamo dire, ah, il dislessico si fa così. Io tante volte vedo gli insegnanti dire, ah, ma il mio dislessico dell'anno scorso sta cosa la faceva. Lui non la fa, non è dislessico, è ciuccio. No, prima di tutto io i ciucci non li ho mai visti nei banchi, ho sempre solo visto bambini, signore. Ma vuol dire solo che si è mischiata diversamente. Ecco perché è importante, ecco perché un piano personalizzato si fa dopo uno, due mesi che io l'ho guardato, ecco perché si fa insieme alla famiglia, perché io dico sempre chiamate se c'è qualcuno che lo aiuta nei compiti, quello, perché quello sa benissimo dove, cosa aiuta quel bambino, dove si imbroglia nella testa. Okay. Pertanto ogni ragazzo dislessico può presentare differenze nelle sue abilità di scrittura, lettura o fare i conti. La storia personale di ciascuno può far sì che a questi sintomi se ne aggiungano altri legati più strettamente alla sfera emotiva, per cui possiamo avere problemi di scarsa autostima, disturbo d'ansia, dell'umore, stati depressivi, fobie scolari, fino a comportamenti oppositivi. E questi sintomi possono cronicizzarsi in comportamenti antisociali veri e propri. A me capita ultimamente tanto, mi dicono che vogliono diagnosi, è un ragazzo caratteriale, ha problemi caratteriali. L'ultima volta mi hanno portato questo ragazzo 3 volte bocciato in prima, cosa vuoi che ci faccia più? Sì che ha problemi caratteriali, certo. E io che ci posso fare più? Ma l'hai bocciato 3 volte in prima. Signori, ma lì non ci posso fare più niente, certo che è pieno di rabbia. Certo che ce l'ha col mondo intero, è ovvio. Diviene importante la diagnosi precoce. E quindi, va bene, andiamo avanti. Come dirlo al bambino? Io quello che faccio, non faccio diagnosi, ma sicuramente spiego al bambino che se è un disturbo specifico e lo spiego alla mamma e al padre. L'altro giorno uno mi diceva, maestra, col bambino davanti. Ho detto, scusa, che era dislessico come me, bene, diglielo. Ma signori, quello capisce solo che è una roba che non si deve dire, che è una cosa gravissima. Ma no, è chiaro che va in ansia, la mamma piange, le maestre parlottano, se il suo nome è dislessia. Gli vogliamo dire questo? Perché il fatto che tante volte non lo sappiamo neanche noi, non è niente. Per questo io vado nelle scuole, mi piace parlare con i ragazzi, perché se oltretutto si vergognano, allora lì non useranno gli strumenti compensativi e dispensativi, diventa complicato aiutarli. Non è qualcosa di cui vergognarsi, prima di tutto i genitori. E poi è importante che scuola e famiglia vadano in sinergia. Io mi trovo sempre che se la famiglia ha capito, la scuola si rifiuta. E quale dislessia queste nascono di fronte a un certificato fatto da specialisti. Al contrario, io ho visto tante volte maestre dire guarda che forse il tuo figlio ha dislessia, e la maestra che non capisce niente, mio figlio è intelligente, perché non si capisce cos'è. Invece è importantissimo che scuola e famiglia siano strettamente in collaborazione, se no non ne usciamo. Come dirlo ai compagni, lo dicevo prima, è importante, perché se no i compagni pensano, ah, lui è un raccomandato, perché se io faccio 3 errori rossi, a me mi metti 5, a lui 6, è il cocco della maestra, è normale. Per cui va spiegato bene così.